gioia e bentornate o benvenute sul canale. Nel video di oggi parleremo di profumi di equivalenza. Per chi non mi conoscesse, io sono Beatrice, ma voi potete chiamarmi Bea. Nel mio canale parlo di profumi prodotti per skincare, lifestyle e tanto tanto altro. Sono ritornata sul canale e come avete visto dal titolo, oggi farò un bel video haul. Un video haul a tema profumi, infatti vi parlerò di profumi di equivalenza, profumi ispirati a fragranze più famose. Ma di quale brand vi sto parlando? Vi sto parlando di Divine. Ci tengo subito a precisare che non è un video sponsorizzato, tutti i prodotti che vedrete in questo video sono prodotti acquistati dalla sottoscritta, quindi non c'è nessuna sponsorizzazione, semplicemente c'era la mia voglia di comprare di nuovo da questa azienda ed era dal lontano 2022 che non acquistavo qualcosina, mi era ritornata la voglia di acquistare qualcosa di nuovo e quindi eccolo qua il nostro pacchetto di oggi. Ci tenevo a fare questo video a parte per farvi vedere che cosa ho acquistato, anche un po' per fare i confronti su che cosa è cambiato. Infatti, come vi ho già detto, è dal 2022 che non acquisto da questa azienda e ci sono stati parecchi cambiamenti e volevo insomma commentarli insieme a voi. Ora però basta chiacchiere, arriviamo subito al sodo, partiamo dal pack. Mi piace un sacco la scatola, guardate com'è curata. E infatti la scatola l'ho subito notata perché è cambiata rispetto a quella vecchia. Infatti c'era anche del nero nella vecchia scatola, anzi era il colore prevalente, però non c'erano questi decori. Devo dirvi che mi piace molto di più questo pack, lo trovo più elegante e non lo so, lo trovo molto più aesthetic. Aprendo la scatola però che cosa ci troviamo? Un sacchettino con le caramelle, adesso ve lo faccio vedere. Si tratta di caramelle gommose e queste c'erano anche nei vecchi pacchetti. Ed è una cosa che ho sempre molto molto apprezzato, trovo che siano dei piccoli gesti però che fanno la differenza. Anche il pack delle caramelle è cambiato, infatti prima non c'erano gli smile. Forse c'erano gli orsetti, però secondo me c'è qualcosa di diverso, comunque molto molto carino. Si tratta anche di caramelle gluten free. Era bene precisarlo e poi al suo interno c'è anche una novità, ovvero troviamo anche degli sticker. Ecco, io dall'ultimo ordine che avevo fatto non c'era questa cosa. E questo dettaglio mi è piaciuto veramente tantissimo. Sono stupendi, sono super colorati. Assolutamente carinissimi, poi io adoro un sacco gli stickers, sicuramente questi me li metterò da parte. Dopo caramelle e stickers ci troviamo anche il catalogo cartaceo con tutte le fragranze. E proprio sul catalogo mi devo soffermare perché se fino ad adesso sono state tutte impressioni molto molto positive, purtroppo per il catalogo non si può dire lo stesso. Non l'ho sfogliato accuratamente, però prima di registrare ho voluto darci un'occhiata e ho notato che non è aggiornato sulle ultime uscite di Divine. Infatti ho acquistato una delle ultime novità uscite in questi mesi da questa azienda e qui nel catalogo non c'è. Però non è questa la nota negativa, ovvero è negativa in parte, ma semplicemente si può pensare al fatto che non è ancora stato aggiornato. Ma ho trovato degli errori veramente super super eclatanti che sinceramente non mi sarei aspettata. Adesso non vi faccio vedere in diretta gli errori, però ve li metto proiettati qua da qualche parte perché dalla fotocamera non si vedrebbe tanto bene. Comunque intanto li commenterò sfogliando qua con voi le pagine. Aprendo il catalogo troviamo i profumi divisi nel seguente modo, ovvero profumi da uomo, profumo da donna e profumi unisex. Ovviamente questa divisione è prettamente commerciale. I brand a cui sono ispirati i profumi sono in grassetto, insomma le marche sono in grassetto, e sotto troviamo il numero dei profumi di Divine, il numero di referenza, con a fianco il nome del profumo commerciale. E fin qui insomma nulla di che, trovo che l'organizzazione sia veramente insomma funzionale, peccato che è stampato veramente male perché come starete vedendo qua a lato ci sono dei brand che sono appiccicati ai nomi dei profumi e c'è proprio il continuo di un profumo e me ne sono solo accorta semplicemente perché conoscendo i profumi di Victor e Rolf
mi risultava strano che ci fosse un profumo di Vittorio Lucchino che si chiamasse Flower Bomb o Bonbon. Insomma, era una coincidenza parecchio strana e poi ho notato nella voce in alto che il brand Victor e Rolf si è fuso insieme al nome di un profumo di Vittorio e Lucchino. E non è l'unico errore che troviamo di questo tipo. Infatti, sfogliando più avanti, troviamo i profumi di Tom Ford, ma del brand Tom Ford non troviamo nessuna traccia, semplicemente troviamo questi profumi sotto un altro brand che non c'entra assolutamente nulla. E poi ancora troviamo altre marche scritte in non in grassetto, insomma è parecchio confusionario. Non so se è stato solo il mio catalogo stampato male, però sinceramente avrei preferito un po' più di accuratezza. Ecco, questa è l'unica nota negativa, sinceramente lo trovo uno spreco di carta. Però se non si conoscono tanto bene i brand, insomma, è facile sbagliarsi. Comunque questa sì è l'unica nota negativa, passiamo però adesso alla parte più divertente del video, ovvero i profumi. In questo ordine ho preso 4 profumi, eccoli qua, ovviamente le scatole sono tutte uguali. Poi vi dico anche i numeri, anche le scatole sono cambiate negli anni, infatti prima le scatole non erano bianche e nere ma avevano, mi ricordo, del giallo qua davanti, magari poi vi metto anche l'immagine di referenza, alla sua pellicolina di protezione. Poi successivamente andrò anche a spacchettare il pacchetto così vediamo se c'è qualche differenza anche nel boccettino, però finalmente adesso vi dico che cosa ho acquistato. E ve lo dico mostrandovi anche il kit try and buy. Guardate che carina anche la scatola. Ma soprattutto, per chi non lo sapesse, vi dico anche che cos'è il try and buy, insomma il servizio che offre Divine. Prima di spacchettare questo profumo, Divine vi dà la possibilità di provare il campioncino della fragranza che avete ordinato. Qua infatti ho i 4 campioncini corrispondenti alle 4 fragranze che ho acquistato. E quindi prima di aprire il pacchetto lo sentite tramite il tester, appunto try and buy, e poi se non vi piace potete restituire il boccettino, che comunque risulterà intatto, per appunto evitare gli sprechi. Adesso però vi dico il numero. Ho acquistato lo 088, ovvero il profumo ispirato a Imperatrice di Dolce e Gabbana, il 639 della categoria unisex, che è ispirato al famosissimo Tuscan Leather di Tom Ford, il numero 134 ispirato ad Acqua di Gioia di Giorgio Armani, e poi per ultimo ho ottenuto, secondo me, la chicca di questo video, l'833 ispirato a Devotion di Dolce e Gabbana. Infatti, se prima del catalogo vi avevo accennato che mancava una novità assoluta di Divine, è appunto questa. Nel catalogo non si trova, ma Divine ha fatto il dupe, insomma ha fatto il profumo ispirato a Devotion di Dolce e Gabbana. Anche negli scorsi video vi avevo detto che avevo sentito questa fragranza in profumeria e me ne ero innamorata, e quando ho visto che era disponibile sul sito non ho resistito, e infatti sarà proprio la fragranza che andrò a spacchettare con voi. Ovviamente non posso farvi una recensione approfondita di tutti questi profumi che vi ho mostrato, ma non preoccupatevi, più avanti poi vi farò un video approfondito dove come sempre vi dirò le mie impressioni profumose. Comunque adesso andiamo a spacchettarlo. Io l'ho già provato col try and buy e sono rimasta assolutamente entusiasta di questa fragranza, quindi spacchetto la confezione grande. Un'altra nota che ci tengo comunque a dirvi è che tutti i profumi di Divine sono eau de parfum e questi sono appunto dei formati da 100 ml. Il profumo è questo, anche il bozzettino ha qualcosa di diverso perché il tappo risultava più scuro. Lo trovo comunque molto carino anche il pack del bozzettino e secondo me è cambiata anche qualcosa riguardo l'etichetta. Veramente molto bella comunque, mi piace molto questa linea pulita, molto minimal però assolutamente elegante, e adesso vado a spruzzarmelo. Anche lo spruzzo lo trovo bello e Devotion l'avevo sentito mesi fa in profumeria, purtroppo non ho un campioncino qui con me per fare una referenza subito sul momento, quindi non me la ricordo bene come fragranza, però secondo me
ci assomiglia assolutamente. Sicuramente quando vi parlerò più approfonditamente di questi profumi andrò in profumeria di nuovo a risentirli, insomma, così da avere una referenza e fare una recensione assolutamente super fedele. Come recensione così su due piedi, però posso dirvi che secondo me, da quel che mi ricordo, ci assomiglia molto. Si sente questa nota agrumata, questa nota caramellosa, assolutamente super super buono. Che dirvi, sono super contenta di questo acquisto, devo ancora spacchettare gli altri profumi, però li ho già sentiti tramite il try and buy e sono rimasta entusiasta di tutti quanti. Detto questo, il video di oggi si può concludere qua. Fatemi sapere giù nei commenti se avete mai acquistato da questo brand, lasciate un bel mi piace se è piaciuto questo video e iscrivetevi al canale se volete essere sempre aggiornati sulle ultime uscite. Esce un nuovo video ogni mercoledì, vi lascio qua lato anche due proposte profumose che secondo me potrebbero interessarvi. E detto questo, ci vediamo alla prossima con un altro video super super profumoso, make-uposo e tanto tanto altro. Ciao!